Oggi è domenica e praticamente è giornata di riposo perché gente va e viene. Quindi oggi non ci sono attività e quindi farò un bel giro per il villaggio, lo esplorerò bene bene, quindi farò vedere un po' in che posto stiamo. Adesso sono quasi le 9:30 e come tutte le mattine vado in spiaggia. Di solito faccio il risveglio muscolare, ma stamattina niente, relax, e quindi vi faccio vedere il percorso che porta al mare. Si cammina proprio benissimo perché non c'è più nessuno. Sì, mi piace tanto venire a camminare qui proprio perché è rilassantissimo e tra un po' finiranno anche questi sassi maledetti e inizierà proprio la sabbia. Insomma, ecco qua, io sto in vacanza qui a Sipari. Il mio villaggio si chiama Baia degli Achei ed è già la seconda volta che veniamo. Siamo venuti anche l'anno scorso, ma abbiamo voluto fare il bis perché ci siamo trovati proprio benissimo e infatti abbiamo visto proprio che c'era tantissima gente che c'era anche l'anno scorso e comunque gente proprio che ci viene da sempre. E questo insomma è indice proprio di qualità, comunque che la gente sta bene. E poi insomma mi sono riposata tantissimo, questo sì, lo devo dire, non ci sono rumori, anche i bambini non danno fastidio, insomma sto bene e mi piacciono anche le attività che propongono, non sono comunque troppe, non sono invasivi, lasciano lo spazio, lasciano quindi la libertà. E mi piace. Ho partecipato a qualche torneo, ma insomma io partecipo ma non vinco, non sono molto molto brava a queste cose, preferisco riposarmi.
Faccio vedere l'acqua. Ah, questo è il mare della Calabria. Come vedete l'acqua è molto limpida. Spesso ci sono proprio anche i pesci, insomma. Io comunque nell'acqua non ci vado molto, non sono amante dell'acqua. Però i miei piedini ogni tanto a bagno ce li metto. E nonostante il maltempo che c'è in giro un po' sparso in tutta Italia, qui abbiamo trovato bel tempo. C'è stato solo un giorno un po' ventoso, un po' coperto, però insomma ha resistito e la pioggia non c'è mai stata, e quindi di questo sono veramente contenta, perché altrimenti insomma la vacanza sarebbe stata un po' rovinata. E quindi insomma eccomi qua in vacanza. Sì, e io vi consiglio insomma, ecco, se amate i villaggi, di fare proprio un viaggetto qui, perché si sta proprio bene e si mangia anche bene, cosa non da poco, perché comunque anche il mangiare, se non è un granché, se comunque è un po' sporco, ti rovina la vacanza. Vi racconto anche una cosa buffa che mi è successa pochi giorni fa. Stavo guardando una partita di beach volley, così per passare il tempo, e a un certo punto vedo sulla spiaggia, diciamo accanto, un elefante. Sì, un elefante. Infatti per lì mi sono detta, no vabbè, non è vero. E invece sì, era un elefante. Un elefante non troppo piccolo, non troppo grande, diciamo medio, che attraversava placidamente la spiaggia. Praticamente era la pubblicità di un circo. Vabbè, quello l'ho capito un po' subito. Sì, sono sveglia. Però insomma ho cominciato a dire a quelli che giocavano a beach volley, un elefante, un elefante, un elefante. Però loro l'avevano già visto prima. E insomma è stato carino. Si spruzzava, non so se è il termine scientifico giusto, comunque si spruzzava addosso la sabbia. Era tranquillo, insomma, era carino. Peccato che l'ho visto un po', diciamo, in ritardo, quindi non sono riuscita ad avvicinarmi di tanto, l'ho visto insomma un po' da lontano, però l'ho visto. Allora, noi dopo pranzo facciamo sempre una mezz'oretta di coffee break, no? Lo chiamano, e quindi fanno un po' di, diciamo, sfide tra di loro, raccontano barzellette e cose varie. E quindi vi voglio raccontare una barzelletta che hanno detto pochi giorni fa, perché è troppo divertente. E naturalmente non c'entra niente lo schieramento politico, insomma, è proprio una battuta che fa ridere. Allora, insomma, c'è Berlusconi e il suo autista che si stanno dirigendo verso Arcore. Ad un certo punto, è a notte, a un certo punto sulla strada l'autista non lo vede, sente un botto, boom boom, e si ferma. Cosa è successo? Cosa non è successo? Scende e vede che hanno investito un maiale. E il maiale è morto sul colpo. Sicché l'autista torna nella macchina e fa a Berlusconi: ha ucciso un maiale. E Berlusconi fa: guardaci, non ti preoccupare, conosco il fattore, insomma, il proprietario, insomma, della fattoria. Vai là, digli che sei stato tu ad uccidere il maiale, digli che sei l'autista di Berlusconi, insomma, digli quello che vuole e glielo daremo come risarcimento. Sicché l'autista va, poco dopo Berlusconi lo vede tornare pieno di cose: pomodori, salsicce, prosciutti, formaggi, frutta. Cioè proprio l'autista non sapeva più dove mettere le cose, proprio era pieno di ceste, di cose, di prodotti. Al che Berlusconi gli fa: ma cos'è successo? Dove hai preso tutta questa roba? E l'autista gli fa: ma non lo so, io sono andato là dal fattore come mi ha detto, ho bussato, mi ha risposto, dice buonasera,
Buonasera, ho risposto. Sono l'autista di Berlusconi. Sono io quello che ha ucciso quel porco. A me ha fatto tanto ridere. Questo è il ristorante dove mangiamo tutte le mattine, tutto il giorno, tutti i giorni e tutte le sere. E praticamente il nostro tavolo è questo. Questo qui. Quindi è molto vicino al laghetto e quindi ecco, abbiamo questa splendida vista quando mangiamo. E io la mattina e dopo pranzo non vedo l'ora che mettano fuori il menù, perché ci sono sempre un sacco di cose buone. Vediamo per stasera. Stasera ci sono, c'è l'insalatina di polpi e seppioline, e poi ci sono, c'è questo, l'orzo mantecato con i carciofi e la liquirizia. Penso proprio che prenderò quello. Insomma, ecco, questo è tutto il ristorante, è buonissimo, cucinano benissimo ed è veramente, guarda, buonissimo, sì. Adesso vi faccio vedere un altro posto molto carino di questo villaggio, secondo me, che è il posto dove facciamo il giorno quella mezz'oretta di gioco relax dopo pranzo, e è quello dove ci sono anche delle rondini e vi avevo postato le foto. Insomma, qui mi piace proprio il fatto che c'è questo rispetto per gli animali. Ah, questa è la zona relax, diciamo. Ci sono tutti questi bei divanetti e le poltroncine. Lì ci si mettono gli animatori con la musica. E questo, insomma, è il posto. È molto bello perché il soffitto è fatto tutto così di legno. Quindi è veramente molto bello. Come vedete, lassù ci sono le rondini. E si vede anche il cucciolino di rondine. Poi vedete che ci sono tutti quei pezzi di metallo. Lì sopra c'è, ognuno c'è un nido di rondine, e quindi ci l'hanno messo proprio per evitare che gli escrementi cadano a terra. Poi qua giù c'è la postazione del fotografo, perché ci sono anche due fotografi che fanno le foto in spiaggia o comunque durante gli eventi, e poi si possono comprare. Adesso vi faccio vedere un altro percorso alternativo per andare al mare, che è parallelo all'altro che faccio la mattina. Questo diciamo circonda una pineta e i campetti da calcetto, da tennis, che sono, devo dire, veramente tenuti bene. E quindi niente, vi faccio vedere il percorso. C'è il teatro dove tutte le sere fanno lo spettacolo. Devo dire che questi ragazzi sono veramente bravi quest'anno. Ce ne sono tanti che sanno ballare benissimo e quindi mettono su proprio degli spettacoli belli di ballo. E un bel teatro, insomma, è il classico, insomma, teatro da villaggio, niente di che, però insomma, per quello che devono fare va bene. E stanno già preparando per stasera. Ecco qua, questo insomma è il teatro.
di tutti gli spettacoli che hanno fatto finora, quello che più mi sono piaciuti sono stati i musical, diciamo, mi piacciono sempre, tutti gli anni. Un anno solo hanno proprio cantato dal vivo i ragazzi, quest'anno no, era tutto in playback, hanno fatto il musical della Ida. E poi mi è piaciuto lo spettacolo, quello dove si esibiscono gli ospiti, perché si scopre proprio che persone che vedi così tutti i giorni in realtà sono bravissime a fare qualcosa che tu non ti aspetti. E in particolare c'è una bambina che poi c'era anche l'anno scorso, ma ci avrà 10 anni, non lo so, 11, che fa aerobica, com'è? Aerobica acrobatica, boh, una cosa del genere. Ma dovete vedere che cos'è, cioè è una cosa mai vista, ed è bravissima. Infatti anche quest'anno si è esibita e ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Io non mi sono esibita perché non so fare niente praticamente, e quindi questo è tutto, diciamo, resta poco il villaggio in cui mi trovo, e mi piace tanto 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 perché è molto grande. In realtà la gente è poca e quindi si sta bene. Adesso vi faccio vedere degli alberi molto strani che ho visto poche sere fa, e sono stranissimi perché sembrano alberi abbattuti, ma in realtà no, non lo sono. Sono dei ginepri e adesso vi faccio vedere. Ah, qui c'è proprio tutto un parco. Ma a me non sembrano poi così tanto secolari, boh, perché non è che li vedo così grandi. Comunque, gli alberi strani sono questi. Ah, qui si iniziano a intravedere tipo questo. Vedete che si sviluppa praticamente in orizzontale anziché in verticale, così come per esempio questo qui. Vedete? E non è un albero secco, è vivo. Quindi è proprio fatto così. È lo stesso di qua, questo. Oh, mi sono sembrati molto molto strani questi alberi. E qua per esempio ce n'è un altro che addirittura proprio è diviso in due, questo che va su qui e quest'altro che va su di qua. Oh, sono strani. Ma magari sono cose diffuse che voi già avete visto in altri posti, ma io non li avevo visti mai.